GF VIP7, Giorgio chiuso in sauna per ore, autori mandano Daniele Dal Moro a controllare. Cosa sta accadendo a Giorgio Chiupilan? Nella notte tra martedì 10 gennaio e mercoledì 11 gennaio. Il concorrente del Grande Fratello VIP7 si è isolato dal resto dei vipponi e si è chiuso in sauna per ore. Gli autori preoccupati per lo stato d'animo del ragazzo hanno chiesto a Daniele Dal Moro di andare a controllare cosa stesse accadendo. L'episodio non è passato inosservato neanche tra i fan del programma. Giorgio Chiupilan ha dimostrato all'interno della casa di Cinecittà di essere un ragazzo molto educato, ma anche taciturno e riservato. Il geffino spesso viene criticato per non essere mai al centro delle dinamiche. Nella notte tra martedì e mercoledì 11 gennaio, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Giorgio si è isolato dal gruppo e si è rifugiato in sauna per diverso tempo. In veranda, Andrea Maestrelli si è accorto dell'isolamento del coinquilino e ha affermato: "Sto aspettando che esca George. Se fa altri 10 minuti si squaglia lì dentro, è in sauna da mezz'ora." Secondo Davide Donadei e Nicole Murgia la situazione sarebbe stata sotto controllo, poiché hanno visto Chiupilan effettuare dei movimenti optando che sia stato il TikToker a scegliere la temperatura della sauna. Attilio Romita invece si è chiesto perché dalla porta uscisse tutto quel vapore. Dal momento che nessuno dei vipponi presenti in veranda ha deciso di andare a verificare le condizioni di salute e lo stato d'animo di George, gli autori presenti in regia hanno deciso di intervenire. Daniele Dal Moro, che in quel momento si trovava in piscina, è stato chiamato in confessionale. Al 32enne di Verona è stato chiesto di andare in sauna e sincerarsi che George Chiupilan stesse bene. L'episodio è stato raccontato dallo stesso Daniele a Luca Onestini, confermando che la situazione era sotto controllo. Da qualche settimana a questa parte, i fan del Grande Fratello VIP7 hanno notato un cambiamento in George Chiupilan. Secondo alcuni telespettatori, il TikToker potrebbe iniziare ad avere problemi di convivenza con alcuni coinquilini. A detta di altri utenti, il giovane non starebbe bene e lo dimostrerebbe l'allontanamento da Nikita Pelizzon. I due avevano instaurato un bellissimo rapporto, ma con l'ingresso di Luca Onestini si sono un po' persi. Giorgia è amico di Nikita e di Luca, ma il litigio tra Onestini e Pelizzon ha portato Chiupilan ad essere più vicino a Luca. Per un telespettatore invece Giorgia sarebbe stufo delle frecciatine che gli lanciano alcuni compagni d'avventura, in cui viene accusato di essere sempre un passo indietro rispetto alle dinamiche nate nella casa. Io te stai plin da dude, tu mere tarde prin tretale acculte, un cerc flower su te la show urbuite, cum rup capete lume ade din capo rupte, tobe le bat cu inima dodată, nu le opresca, nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo.